Salve e buon venerdì! Questo secondo video dedicato alla mindfulness parte dal desiderio di condividere le positività che sono all'interno della mia vita grazie a questa pratica. Infatti, studiando la mindfulness, sono riuscita a vivere serenamente nel qui e ora con grande consapevolezza, riuscendo ad avere un'esperienza del presente non inquinata da sensazioni, emozioni, pensieri proiettati troppo o nel passato o nel futuro, che in qualche modo andavano a interferire con il mio equilibrio. Quindi voglio con voi ripassare quelle che sono le regole, diciamo così, di una giusta linea d'approccio per una vita più serena, per avere una mente più riposata. Ultimamente ho visto che anche in TV fanno parecchie pubblicità su vari farmaci per combattere la stanchezza, per combattere mal di testa, eccetera eccetera. Molto spesso la stanchezza e il mal di testa non sono dovuti altro che a un stile di vita scorretto. Ovviamente non sto parlando di stanchezza, di mal di testa patologici legati a delle patologie conclamate vere e proprie, ma quando sono degli stati forse per lo più emotivi, si possono combattere e vincere grazie a un approccio nei confronti della vita più sano, più equilibrato, e la mindfulness in questo ci viene in soccorso. Per fare una giusta pratica della mindfulness è bene percepire e riflettere ripensando sulla nostra fisicità, quindi concentrandoci sul nostro corpo, sulle varie parti del nostro corpo, ripassandone le varie membra, non nella loro totalità ma nella loro singolarità, anche centimetro per centimetro. Quindi è bene stare in un posto dove nessuno ci può disturbare, in piena tranquillità, metterci in una posizione comoda e così ripassare le nostre membra, concentrandoci sulle varie parti del corpo. Oltre a far ciò, è bene anche respirare in modo tranquillo e consapevole. Per quanto riguarda la respirazione, ci sono da fare dei discorsi molto ampi, però in questo video non voglio affrontare il discorso respirazione in modo esauriente ed esaustivo. Basti solo rivolgere l'attenzione al nostro respiro, respirando con calma e profondamente, questo come primo passo. Poi, quando avremo voglia di approfondire meglio questo argomento sulla respirazione, allora ne avremo altri e maggiori benefici. Ma già respirare con grande consapevolezza ci darà veramente tanto tanto vantaggio e tanto tanta calma. Un altro modo per rilassarsi è quello di camminare in modo consapevole, camminare guardando i nostri passi in modo ritmico e tranquillo, e infine avere anche un occhio molto tranquillo, privo di giudizio sugli oggetti. Dobbiamo osservare gli oggetti da tutti i loro lati, da tutte le angolazioni, senza farci fuorviare da pensieri. Per esempio, visto che in questo momento sto toccando una noce,
del fatto che una noce si possa sgusciare, mangiare e insomma pensare all'utilizzo di quello che si sta maneggiando, oppure addirittura che lo si sta semplicemente guardando. Infatti la concentrazione sugli oggetti si può fare solo con la vista o anche attraverso il tatto e la manipolazione. Questo sicuramente è un modo per rilassarci e per farci stare in uno stato di tranquillità che svuota la mente, nel senso che la mette al riposo, perché stiamo prestando piena attenzione al presente, quindi non affolliamo la mente di mille pensieri, ma la invitiamo alla singolarità del pensiero. Quindi questo è un modo di rilassare e riposare la mente, lontano da preoccupazioni, pensieri che sono rivolti per esempio al lavoro, a problemi vari che possiamo avere di varia natura. Quindi questo modo di rilassarsi è un modo per metterci in contatto con noi stessi e per far sì che questo contatto unico, non contaminato da altri pensieri, ci dia modo di riconoscere noi stessi con i nostri sentimenti, senza però esserne sopraffatti. È bene quindi, se ci confrontiamo con quello che in uno specifico momento proviamo, sia qualcosa che dobbiamo riconoscere, accettare, senza poi rielaborare e andare verso strade che ci appesantiscono il pensiero. Questo passo è fondamentale per far sì che nella nostra mente non ci siano poi pensieri di giudizio, oppure pensieri che vanno a recriminare il fatto che abbiamo sbagliato qualcosa o abbiamo sentimenti che ci fanno soffrire, ci fanno irritare, o poi andare addirittura ad analizzare situazioni nostre o altrui molto molto fastidiose, dolorose, eccetera. Noi non dobbiamo condurre i nostri pensieri a ciò, ma dobbiamo soltanto prendere atto di ciò che è in un determinato momento, senza giudizio, senza angoscia, senza rielaborazioni emotive e poi di pensiero. Ciò è un modo per essere presenti al presente, senza passato e senza futuro, e prepararsi un percorso accessibile in questo modo per la felicità. La felicità sta nell'affrontare volta per volta ogni cosa, senza creare ingorghi di pensieri negativi o troppo entusiastici. È un modo quindi di pianificare consapevolmente e imparare consapevolmente sia da quello che è stato nella nostra vita, sia da ciò che vogliamo in qualche modo realizzare. Questo deve essere un modo tranquillo di rilassarci, metterci a riposo. Se noi mettiamo infatti a riposo la nostra mente, ne avremo un grande giovamento. Qualche volta sarà capitato un po' a tutti di dormire e svegliarsi più stanchi di prima. Questo perché non abbiamo dato alla mente il modo di riposarsi veramente. Il corpo si riposa quasi in automatico attraverso il sonno, attraverso un momento di relax e non uso del nostro corpo, mentre la mente, che lavora sempre, dobbiamo condurla
in alcuni momenti a lavorare in modo rigenerante, al punto da riuscire a riposarla e a rilassarla. E voi avete delle tecniche per rilassarvi, per avere una visione più serena della vostra vita e del vostro presente? Praticate la mindfulness? Fatemi sapere. Io proseguirò in futuro con altri video dedicati alla mindfulness. Sto imparando e quindi desidererei tanto avere un confronto con chi sta approcciandosi su questa strada, con chi è magari anche esperto già e quindi può dare degli ottimi consigli. Io vi invito a vivere comunque nel modo più sereno possibile, nonostante tutto, e a sorridere alla vita con uno spirito di grande accoglimento di quello che è il dono stesso della vita. Detto questo, vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!